Continuiamo cronologicamente il nostro weekend. Sabato mattina, grazie a Sky Italia, abbiamo visto le due partite del Four Nations, come la chiamo io, la Rugby Championship. In primis Nuova Zelanda, che ha vinto molto, in una partita molto equilibrata contro Sudafrica, e dopo Wallabies, che hanno vinto meritatamente contro l'Argentina. L'Argentina, lo Pumas, che ormai giocano alla pari con queste altre tre giganti del rugby mondiale. Quindi, come omaggio di questa Argentina, mostriamo la meta di Montero, l'ala enorme di questi Pumas. Just can't get their hands on the pill, and so it's all Australia at the moment. Yeah, Nick Fitz is just not getting the quick ball he's looking for. Though, turnover. Yeah, and here's an opportunity here as Montero goes down the touchline. Montero! Well, just about the first attacking opportunity, and he runs away, beat a couple of poor tackles, and Manuel Montero, the man from Pucará in Argentina, being chased, we're told, by the... They saw the space. Just got on the outside of Peter Beetham there. He was fine there. And then Michael Hooper, the captain, came across. A lot of pace there from Hooper. This is the one they're looking at now, easily. And then Bernard Foley as well has a go. Straight through Manuel Montero. Wow, what an electric try. And I've got to tell you, 2 minutes before that, I said to Rod Caper, what's this Montero all about? Is he any good? Sabato sera, siamo tornati a Treviso. C'era una bella partita da seguire. Parlo, per quanto concerne le serate di rugby Veneto, il Mogliano contro il Padova. Quindi prima vediamo un riassunto, un best of di questa partita, e subito dopo sentiamo i protagonisti veri di questo match. Now
adesso è il momento di sentire i tre ragazzi di questo Padova che sinceramente mi hanno impressionato. Vediamo. Io sono Cristian Cerioni, Federico Conforti, Nicolò Fadalti. Beh, la partita è stata abbastanza equilibrata il primo tempo per quanto mi riguarda, infatti è finita 0-0, però nel secondo tempo si è visto la qualità fisica nostra superiore in mischia chiusa e in touche in tutte le fasi del gioco e anche nei tre quarti con ottime giocate così. Penso che comunque è una buona base di partenza per l'inizio del campionato e non dobbiamo esserci sugli allori. No, io mi sono messo all'ultimo, ho visto gli ex due di Mogliano, io mi sono messo in mezzo, non c'entro niente. Comunque è stata, secondo me, un'ottima partita per entrambe le squadre a livello fisico, a livello di intensità. Il primo tempo è stato molto intenso, soprattutto dalla nostra parte, abbiamo giocato molto bene, non siamo riusciti a concretizzare, ma li abbiamo sempre tutti nella loro metà campo. Il secondo tempo poi c'è stata qualche meta in più sia da parte nostra che da parte loro, ma penso sia un'ottima base di partenza per noi per poi iniziare il 4 ottobre a Rovigo. 5 ottobre. Ah, robe tecniche non ne voglio parlare. Penso sia stata bella per tutti questa partita, anche per il pubblico. È interessante vedere finalmente le squadre che giocano. Abbiamo una difesa fortissima, non ho mai visto una difesa così. Dobbiamo sistemare un po', abbiamo un 7 che placca anche l'erba. Abbiamo un 7 che placca anche la mano. A caso, cioè per dirne uno. Una terza linea a caso. Squadra fortissima e adesso abbiamo solo... Per te ha un significato particolare perché tu sei l'ex di turno. Io sono l'ex di turno, non mi hanno voluto, adesso mi tocca fargli ricredere. Giocavi anche qua? Io sono doppiamente ex perché giocavo da Tarvisio. Quindi vincere contro Mogliano in Tarvisio, sentirsi due volte a casa e vincere. Allora, per quanto riguarda l'organizzazione in touche, oggi è andata abbastanza bene. Manca ancora qualche magari meccanismo di timing tra lanciatore e saltatore, però quando abbiamo deciso di fare le cose fatte bene l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto un drive, una meta tecnica da drive, abbiamo fatto un'altra meta da drive con qualche pick and go e mi si è chiusa, penso che siamo andati abbastanza bene. Abbiamo preso un paio di calci contro, ma in realtà abbiamo sempre avuto il pallino del gioco noi, per cui siamo abbastanza soddisfatti. Primo tempo che la palla era un po' più asciutta, nonostante avesse cominciato a piovere, siamo riusciti a muovere bene il pallone più di qualche volta, a portare la palla a largo e lo abbiamo concretizzato per un po' di... errori gestuali, però vabbè, basta migliorare, sono proprio sciocchezze che... Beh, io saluto l'allenatore Ino Pizzolato che in questo campo mi ha insegnato a giocare a rugby, mi ha dato la prima impronta di vero rugbista. Io saluto Cristian Cerioni e Nick Fadalti. Mi stanno vicini. Beh, io saluto sempre mio papà e mia mamma che mi stanno sempre vicini in qualsiasi mia scelta e niente, loro, basta. Una bella partita, c'è stata anche una buona intensità e... anche l'arbitro Liperini mi ha confermato che il pallone e gli uomini si sono mossi più della partita di ieri sera della Benetton e lui era il quarto uomo, quindi è tutto a dire. Hai imparato qualcosa forse ieri, quello che non deve fare? Purtroppo non l'abbiamo messo in campo perché abbiamo preso troppi calci di punizione sul punto d'incontro, come dicevi tu e come diceva un grande giocatore che giocava a seconda linea mi pare nel Brescia. Arbitro, questa oggi è tutta una piscina, ci tuffano tutti. Allora, adesso cosa ti aspetti per questo, che aspettativa per questo campionato, Franchino? Allora, intanto quello che da parte nostra dovremmo fare è ridurre i calci di punizione nei punti d'incontro e cominciare a essere più disciplinati sulla linea e mettere a posto questa mole, questa mischia, perché sì, c'è stato un crescendo rispetto a due settimane fa, sempre con Padova, però siamo ancora indietro. In linea di massima rispetto alla settimana scorsa un po' tutto meglio, ancora abbiamo problemi in conquista e ancora purtroppo non avendo una conquista così solida abbiamo qualche difficoltà nel primo utilizzo, quindi nella gestione dei palloni, però ci stiamo lavorando tanto e abbiamo tutti quanti la volontà di risolverlo, sia noi staff che i ragazzi, c'è molta disponibilità da questo punto di vista, per cui credo arriveremo a capo di questa cosa presto. Come sempre trovarti è un onore per me, la solita battuta ormai, sei tanti anni, ma senti, comunque partita vera, un bel test per tutte e due squadre. Sì, diciamo che da quando abbiamo iniziato la preparazione questa è la prima partita vera che abbiamo fatto anche a livello di tempi, perché abbiamo fatto due tempi da 40 minuti che non avevamo mai fatto. E al di là di quello è stata una partita vera anche sugli scontri, placcaggi e quant'altro, perché comunque a metà partita si sono visti dei veri scontri di gioco, insomma di alto livello, quasi già da campionato, e questo va bene perché comunque ci aiuta a migliorare la condizione. Complimenti al Petrarca perché comunque ha dimostrato sia 15 giorni fa che oggi di avere un'ottima squadra già comunque organizzata e pronta per il campionato,
noi dovremmo ancora lavorare, perché abbiamo messo un po' più di aggressività, ma dovremmo rispettare di più le consegne che ci danno gli allenatori. Un primo tempo che conferma quello che tu mi avevi detto, tanta lotta, finito 0-0 addirittura, perché è stato un bel combattimento. Nel secondo tempo voi avete cominciato con più grinta, anche con più attitudine, però non avete concretizzato tanto, loro meritatamente dopo hanno vinto. Diciamo che il primo tempo è stato un primo tempo, come hai detto tu, combattutissimo. Diciamo il dato che ha fatto la differenza è che noi in 40 minuti siamo stati due volte dalla loro metà campo, mentre loro hanno giocato molto dalla nostra metà campo. È un po' il nostro DNA giocare dappertutto, rischiando comunque di perdere palloni e quindi perdere anche terreno importante. Nel secondo tempo, quando abbiamo cercato magari di osare un po' di più, abbiamo sbagliato, loro sono usciti fuori, ci hanno punito dove ci avevano punito anche 15 giorni fa, quindi sul pacchetto di mischia, drive vicino alla linea di meta, infatti anche oggi abbiamo preso una meta tecnica. Cercheremo di lavorare su quei punti lì per cercare di essere pronti tra 15 giorni.